Salve a tutti, salve a tutte. Questo è un video in cui volevo fare un po' il punto della situazione sui budger nella tin can, sui budger nella scatolina di latta. Si tratta di preparati cerosi oleosi che hanno una base che è comune a tutte le scatoline, composta da olio d'oliva e cera d'api. In alcuni casi però c'è anche olio di ricino e poi c'è una miscela di oli essenziali che cambia di scatolina in scatolina. Oli essenziali miscelati che di volta in volta favoriscono per esempio la concentrazione oppure il rilassamento oppure il buon umore oppure il sonno, insomma diversi tipi di miscele a seconda delle esigenze di ognuno. Ho acquistato tutte queste scatoline sul sito di Eccoverde a partire dall'estate del 2011 fino ad arrivare a poco tempo fa. Con queste scatoline mi trovo benissimo, sono veramente contenta di questi balsami e adesso ve li mostrerò uno per uno. La prima cosa che vi dico è che questi balsami sono tutti certificati, in italiano diremmo bio, però siccome la Budger è una marca statunitense, allora la certificazione della situazione è la USDA Organic, che poi vi mostrerò in tutto lo splendore del suo semplice bollino tra qualche momento, tra qualche minuto. Allora io vorrei partire dal Budger che è stato il primo ad entrare a casa mia, ossia il Clear Mind Balm, che nel frattempo ha cambiato nome. Adesso si chiama Focus Balm, ma la sostanza non cambia, la ricetta, il preparato è composto dagli stessi identici ingredienti, è cambiato soltanto il nome, anche i colori della scatolina rimangono gli stessi, il disegnino rimane lo stesso, in ogni scatolina c'è un tasso impegnato in un'attività di volta in volta diversa. Vi faccio vedere, come dicevo prima, il bollino USDA Organic e vi dico anche che tutti i balsami Budger sono disponibili in due versioni, c'è cioè la versione grande e la versione piccola. La versione grande contiene, come potete leggere qui, 28 grammi di prodotto, la versione piccola, che è questa, potete vedere la differenza, contiene invece 21 grammi di prodotto, scritto qui piccino piccino. Di ogni Budger vorrei anche farvi vedere l'inci per permettervi di semplicemente di farvi un'idea voi anche da sole. Qui c'è l'inci, potete vedere anche che c'è questo disegnino che dice che dal momento dell'apertura il balsamo resiste ed è utilizzabile per i successivi 12 mesi. Chiaramente, se non lo tenete troppo al sole, se non lo tenete troppo aperto, se non lo lasciate aperto così incustodito al sole, magari sul cruscotto della macchina o in altri punti roventi, se insomma lo proteggete bene, il vostro balsamo durerà anche un pochino di più, se non ci mettete le mani sporche dentro, insomma, tutte quelle precauzioni che sono precauzioni normali e necessarie. Allora, vedete qui l'inci, c'è una base, come vi dicevo prima, di olio d'oliva, poi cera d'api e poi tutto il resto è una miscela di oli essenziali. Devo fare una raccomandazione: sempre quando usate qualcosa che contiene oli essenziali in misura consistente, fate sempre una prova prima, nella piega del braccio, nella piega del gomito, nella piega interna del braccio e lasciate semplicemente il preparato, l'olio, quello che è lì per almeno un paio d'ore per permettervi di capire come reagisce il vostro corpo, se c'è una reazione allergica, una reazione di intolleranza, una reazione di fastidio. Nel caso ci sia una di queste reazioni, nella maniera più assoluta non continuate ad usare quel prodotto perché si vede che la vostra pelle lo rifiuta, il vostro corpo reagisce con disagio. Se invece tutto va bene, procedete tranquillamente. Questa è una cosa doverosa da dire perché gli oli essenziali sono un qualcosa di molto delicato a contatto con la pelle, anche la pelle è un qualcosa di molto delicato a contatto con gli oli essenziali. Qui comunque stiamo parlando di oli essenziali perfettamente certificati e vi assicuro la differenza si sente e si percepisce. Ci sono molti oli essenziali venduti ovunque, trattati in maniera a noi ignota e che poi risultano troppo aggressivi, finanche nell'odore, a partire dall'odore e poi per andare a finire alle reazioni sulla pelle, le reazioni sull'organismo, reazioni di fastidio, le reazioni di intolleranza. Molte persone infatti dicono: no, ma io gli oli essenziali non li sopporto perché mi danno fastidio. Probabilmente perché durante la vita sono entrati a contatto con oli essenziali di dubbia provenienza.
Nel caso dei budget, io sono una persona particolarmente sensibile, gli odori, specialmente gli odori pungenti, mi danno facilissimamente fastidio, prima di tutto vabbè, il mal di testa, ma mi danno facilissimamente fastidio. Nel caso dei budget non mi è mai successo niente di simile e quindi mi sento di poter dire che questi oli essenziali sono tranquilli, sono a posto, però poi ognuno deve fare le proprie prove, ognuno deve fare le proprie verifiche, chiaramente. Allora, apro la scatolina e la scatolina è così al suo interno. Vedete, c'è un prodotto che è ceroso, oleoso. Una cosa vi vorrei dire ed è che se io vado qui dentro, il balsamo non è molle, non è morbido, è duro, però è anche scivoloso e lascia sulle dita una cosa di questo genere, una robina oleosa così. E, dove metto questi badger? Li prelevo in genere con il polpastrello, a parte un badger di cui poi vi parlerò man mano che ci arrivo. Li prelevo semplicemente con il polpastrello e ne metto un pochino qui all'interno del polso, all'interno dei due polsi, poi sfrego, sfrego facendo andare anche un po' sul dorso della mano e poi eventualmente ne metto un pochino, anche una quantità piccina sui lobi delle orecchie perché sono un punto caldo, un punto quindi adatto a sviluppare e a emanare l'odore che voi ci mettete sopra e quindi questo è il mio metodo, che non è un metodo che io abbia letto da qualche parte, non è un metodo che io garantisco al 100%, ognuno poi si trova il proprio metodo, direi decisamente. Allora, il Badger Clear Mind ha un intenso, leggermente pungente odore di zenzero e agrumi. È un odore che mi piace molto ed è un odore che per me ormai è diventato l'odore del mio lavoro, perché tutte le volte, ma veramente tutte le volte che io lavoro, è stato necessario prenderci l'abitudine, però adesso è veramente una costante del mio lavoro. Tutte le volte che io comincio a lavorare, prima ho messo un po' di questo balsamo, come vi dicevo prima, sui polsi e sui lobi delle orecchie, come minimo. E mi aiuta nella concentrazione? Sì, mi aiuta decisamente nella concentrazione, nel senso che favorisce veramente una concentrazione che va dritta al punto e non si perde, non lascia che fattori contingenti esterni la dissolvano, la confondano, la facciano perdere per strada. Quindi, secondo me, questo balsamo veramente aiuta. Tra l'altro, un'altra cosa che vorrei farvi notare è che io uso questo balsamo praticamente quasi quotidianamente nei giorni della settimana in cui lavoro, dall'estate. E non è stato intaccato più di tanto. C'è una scavatura, certo, però c'è ancora tantissimo, tantissimo balsamo qui dentro. Quindi sono balsami che veramente valgono tutti i soldini che costano, perché durano davvero un sacco, un sacco, un sacco. Il prossimo balsamo di cui vi parlo è questo per rilasciare le tensioni, per alleggerire le tensioni. Il balsamo al tangerine e rosemary, rosmarino e tangerino. E questo balsamo, l'odore di questo balsamo. Apriamo la scatolina e inaliamo tutti insieme l'odore di questo balsamo. È un odore molto delicato, è un odore che è più delicato di ciò che si potrebbe immaginare leggendo il vocabolo rosmarino. Non è affatto pungente, è molto più delicato del Focus Balm, molto più delicato di questo. Andiamo a vedere l'inci di questo balsamo e nel guardare l'inci ci rendiamo conto che c'è camomilla qui dentro e quel po' di camomilla che c'è qui in fondo all'inci si sente, evidentemente è questo che addolcisce l'odore generale di questo balsamo. Questo balsamo aiuta nell'alleggerire le tensioni? Direi decisamente di sì. Io lo uso prevalentemente la sera, quando finalmente torno a casa dal lavoro e mi accingo, prima di cena, mi accingo a dare uno sguardo a internet e mi accingo a
passare dalla mia vita attiva nel mondo alla mia vita attiva dentro internet, dentro il macrocosmo, microcosmo di internet. E allora un po' di balsamo per alleggerire le tensioni mi aiuta ad atterrare morbidamente nella serata. E il prossimo balsamo è il Cheerful Mind Balm. Il Cheerful Mind Balm è un balsamo che favorisce il buon umore. Questo balsamo mi sembra particolarmente utile alle persone che passano molto tempo davanti al computer e alle persone che hanno un lavoro che in qualche misura gli fa perdere la percezione del reale. Qualche volta capita, per esempio, ai programmatori di computer, alle persone che, non lo so, gestiscono un qualcosa, che ha bisogno di curare molto la contabilità, di stare molte ore seduti alla scrivania, al chiuso, magari alla luce artificiale. Questo balsamo veramente aiuta davvero a riacquisire una percezione chiara del fatto che fuori c'è il mondo, va tutto bene, non bisogna preoccuparsi di niente. Quindi in questo senso si favorisce decisamente molto il buon umore. Tra l'altro, non so perché, mi ricorda moltissimo l'odore che c'era nell'aria tanti anni fa, quando andavo regolarmente in vacanza sulle Dolomiti e a metà mattinata magari mi sedevo al bar del paese. E forse, non so, forse le persone che gestivano questo bar usavano un qualcosa per pulire i tavoli, oppure c'era un odore generale che veniva forse da tè, da tisane, da profumi di gelati, non lo so, c'era un profumo generale di montagna e di odori e sapori che mi ricorda veramente, tutte le volte che mi metto questo balsamo io ripenso all'odore dell'aria in quelle località montane. L'odore qui in questo caso è spearmint e sweet orange. Quindi menta piperita e arancio dolce. Vi faccio vedere anche qui l'inci, che è questo. E qui potete vedere anche che c'è del cinnamon, c'è della cannella. L'odore di cannella qui non è molto presente, non si percepisce chiarissimamente l'odore di cannella. Però il balsamo, l'odore generale del balsamo è un odore festoso, un odore veramente, è un odore spensierato, ed è un odore che davvero mi piace. Questa è una delle profumazioni che sicuramente mi piacciono di più, se non quella che mi piace di più in assoluto tra tutti i balsami che sono in mio possesso. No, c'è anche un'altra che mi piace moltissimo ed è questa, a cui arriverò fra pochissimo. Anche qui si tratta, io vi apro la scatolina così perché mi piace aprire la scatolina, si tratta del solito balsamo, il colore è sempre lo stesso, insomma, stiamo sempre parlando della stessa cosa, cambia solo la miscela di oli essenziali. Poi invece ci sono i balsami piccini. Io ne ho due, il Muscle Rub e il Night Night Balm. Parto prima, con il parlarvi del Muscle Rub, questo è un balsamo per i muscoli. Ho acquistato questo balsamo nella forma piccina, esiste anche la forma grande da 28 grammi. Ho acquistato questo balsamo, che è appena rotolato via, nella forma piccina perché, siccome questo è un balsamo che contiene, come potete già leggere qui sopra, una miscela di oli essenziali di zenzero, cayenna e altri ingredienti particolarmente pungenti, particolarmente stimolanti, non ero completamente sicura, non potevo essere al momento dell'acquisto completamente sicura di come avrebbe reagito la mia pelle a contatto con questo balsamo, perciò ho preso per precauzione, per prima cosa, la scatolina piccina. Questo è uno dei balsami che mi piace di più come efficacia. Questo balsamo è seriamente molto molto efficace. Questo è l'inci. Vedete che alla fine dell'inci c'è scritto in inglese con molta chiarezza: attenzione, provare questo balsamo su una piccola area della pelle prima dell'uso pieno del balsamo. Perché? Perché appunto la miscela di oli essenziali contenuta qui dentro è un qualcosa di strong. Quindi se una prova all'interno del braccio sarebbe necessaria per tutti i prodotti, tutti i prodotti che contengono gli essenziali. Nel caso del balsamo per i muscoli, ancora di più, una prova è assolutamente doverosa, essenziale. Che cosa fa il balsamo per i muscoli? Il balsamo per i muscoli riscalda la zona interessata di pelle e in questo modo aiuta
Il dolore muscolare non fa scomparire il dolore muscolare rimane, però aiuta l'intero corpo a coordinarsi meglio. Cerco di spiegarmi in maniera più chiara. Facendo sport, soprattutto magari se si attraversa un periodo di pausa dallo sport e poi si riprende, tutti conoscete sicuramente quella sensazione per un paio di giorni di muscoli indolenziti e dolorosi. È una sensazione piuttosto fastidiosa perché rende i movimenti davvero legnosi e perché a volte, naturalmente a seconda dei muscoli che si è andati a stimolare, a volte proprio è difficile sedersi, è difficile camminare in una maniera fluida, in una maniera agevole, in una maniera flessibile, è difficile tenersi in piedi senza avvertire costantemente i muscoli doloranti che veramente piangono sotto pelle. Allora, il balsamo del Bage, che cosa fa? Riscalda tantissimo la zona interessata e questo rende tollerabile il dolore muscolare e vi permette semplicemente di muovervi come una persona umana e non come un pinocchietto, non come un robottino o un burattino di legno. Quindi questo è l'effetto del Bage per i muscoli. C'è anche da dire che, come dicevo prima, riscalda tantissimo la zona interessata. A distanza di una quarantina di secondi dopo aver applicato questo balsamo sulla pelle, si sentirà appoggiando la mano sulla pelle che la temperatura è salita, è venuta la febbre alla pelle ed è una febbre che si aggira intorno ai 37 gradi e 4 più o meno, quindi non è un alzamento di temperatura enorme, però comunque c'è un alzamento della temperatura. Qui veniamo anche al punto un pochino dolente delle scatoline piccole. Le scatoline piccole di Bage sono un po' difficili da aprire perché mentre le altre sono più grandi e vanno meglio, vanno più comode alla mano per girare, aprire, svitare, qui insomma non è tanto semplice, specialmente quando il balsamo è in uso da tanto tempo e magari è un po' unto qui e là. E allora bisogna mettere un pochino le unghie dentro così per riuscire ad aprire la scatolina, ma è insomma un disagio così momentaneo, un disagio piccolo, di piccole proporzioni. Vedete che qui dentro il balsamo è piuttosto scavato, perché chiaramente qui non serve semplicemente appoggiare i polpastrelli e sfregare con leggerezza il contenuto di balsamo, la quantità di balsamo che può stare su un polpastrello un pochino unto, no, qui occorre proprio prelevare una quantità di prodotto, spalmarsela fra le mani e poi spalmarla sulla zona interessata. Allora io uso questa specie di coltellino di legno, che è una spatolina che generalmente uso per pescare l'olio di cocco da dentro il vasetto e semplicemente vado nel balsamo in questa maniera e così prelevo la quantità che mi serve e che mi interessa di balsamo. È veramente ottimo, veramente, veramente, veramente ottimo. Questo è sicuramente per quanto riguarda l'efficacia il balsamo che mi è in assoluto più utile perché mi permette di andare in giro senza muovermi legnosamente in quei giorni in cui magari mi sono sforzata troppo e ho fatto attività fisica che veramente mi ha ridotta un cencio. E l'ultimo balsamo si chiama Night Night Balm ed è un balsamo in realtà concepito per i bimbi piccini. Ci sono due balsami per favorire il sonno, uno è questo appunto per i bambini piccini e poi c'è un altro che va bene per tutti, per gli adulti, per le persone grandi. Io al momento dell'acquisto ho controllato l'inci e la miscela di oli essenziali di tutti e due i balsami e ho pensato che il balsamo per i bambini potesse fare di più al caso mio perché ha una composizione di oli essenziali che già solo leggendola si capisce, è una composizione più dolce, più dall'odore più delicato. E allora andiamo a vedere questa composizione che è questa. Un momento di silenzio anche per far riprendere la voce. Il Night Night Balm è molto carino, veramente molto molto carino. C'è lo stesso problema che c'era anche nell'altra scatolina, ossia, siccome è piccina la scatolina, allora è difficile un pochino aprirla. E vedete che il colore è leggermente più chiaro rispetto agli altri balsami. Questo è un balsamo che si favorisce il sonno, più che altro favorisce una generale distensione mentale, mette davvero anche questo mette di buon umore, secondo me, mette davvero in uno stato d'animo tranquillo, sereno, spensierato, senza problemi, spensierato però calmo, favorisce veramente la calma, la tranquillità, la serenità. Tra l'altro ha un odore
che è forte, ma forte, cerchiamo di capire insieme in che senso. Forte nel senso che dilaga, è un odore dilagante che si sente poi in tutta la stanza. Già adesso, semplicemente solo aprendo la scatolina, sento questo odore che va girando per tutta la stanza ed è un odore veramente carino, carino, calmo. Fra un po' mi addormento se non richiudo la scatolina immediatamente. Una raccomandazione di questo budger, usatene veramente pochino, usatene il giusto sui polsi, sui lobby, quello che è, perché se voi andate a dormire già predisposti all'agitazione, perché il giorno dopo avete un esame, perché il giorno dopo avete un colloquio importante, perché il giorno dopo avete, come dice sempre mio padre, cambiali e scadenze da pagare, questo balsamo di sicuro, da solo non vi fa dormire, non vi fa crollare addormentati e beati. Vi aiuta semplicemente ad addormentarvi e a procedere verso il sonno in una maniera un po' più tranquilla, un po' più serena. Però se applicate troppo balsamo e se vi capita di svegliarvi la notte in totale agitazione, magari dopo un incubo, o magari buh, perché dovete andare in bagno, magari perché fa troppo caldo, semplicemente non riuscite a dormire, l'odore di questo balsamo applicato in quantità eccessiva potrà risultarvi fastidioso. Quindi attenzione alle quantità di balsamo che applicate, ma questo sempre, questo vale per tutti i balsami. E credo di aver detto tutto quello che volevo dire su questi balsami. L'ultima cosa che vi volevo dire, giusto perché poco fa parlavo del colore, è che vedete, questo il balsamo per i muscoli è il più scuro di tutti, è il balsamo con la colorazione più scura di tutte. Basta, riecco tutte le scatoline, le mettiamo una sopra l'altra perché questo video è finito. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo forse nel prossimo video, oppure vedrete di nuovo le mie mani e le pellicine nel prossimo video. Ciao, 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 ciao. Ciao Badger, ciao, ciao, ciao!